Buongiorno a tutti e benvenuti al webinar Air Transat Viaggiare con Stile. È con noi oggi Tiziana Della Serra, Sales and Marketing Director Air Transat Italia. Buongiorno Tiziana, a te la parola. Ciao, grazie Sabrina. Buongiorno a tutti. Allora, dopo il nubifragio subito dalla povera Roma, siamo qui, abbiamo avuto dei piccoli problemi di collegamento, però sono veramente lieta di avervi qui per presentarvi Air Transat, una seconda tranche di un pillole di informazioni riguardante questo vettore aereo canadese. Allora, un secondo soltanto. E Transat festeggia quest'anno il 30° anno dalla fondazione. È stata fondata nel 1987. In cifre fa parte del gruppo Transat Team Corporation, che è un grosso tour operator canadese verticalizzato che distribuisce prodotti in più di 60 paesi nel mondo. È il più importante vettore canadese specializzato nei viaggi e vacanza. L'Air Transat è IATA e ha la certificazione IOSA, che è una certificazione tecnica che viene ottenuta dalle compagnie aeree dopo aver superato molti standard di sicurezza, di certificazione riguardanti la sicurezza, equipaggio e molto altro a livello tecnico. Trasportiamo circa 3 milioni di passeggeri, 2.500 impiegati solo la divisione di Air Transat. E partiamo dall'Europa da 28 aeroporti e serviamo ben 34 destinazioni dal Canada verso i Caraibi. La flotta di Air Transat è molto mista, è composta da una trentina di aeromobili wide body e narrow body. Wide body sono i 330 e 310 che sono utilizzati per le rotte intercontinentali. Narrow body sono i Boeing 737, 800 e 700 che sono invece utilizzati per le tratte interne e per operare i nostri voli in connessione. E le due classi di servizio su tutti i nostri aeromobili sono l'economica e la classe club. Non entro nei dettagli della seat map di ciascun aeromobile perché è un po' diversa, ma normalmente è 333 sui voli intercontinentali e 33 su quelli interni. Serviamo 5 città canadesi e dall'Italia, quindi Toronto e Montreal con voli non stop, Quebec City, Vancouver e Calgary con voli in connessione. Questa è la grande novità di quest'anno, perché prima non avevamo i voli in connessione, servivamo il Canada soltanto con voli non stop. E in modo specifico operiamo 17 voli non stop dall'Italia, da 3 aeroporti italiani. In primis Roma Fiumicino, che è il nostro hub principale, Venezia e Lamezia. E serviamo le destinazioni di Montreal e Toronto, in Quebec e in Ontario. I nostri voli da Roma hanno già iniziato ad operare dal 1° di aprile e termineranno il 28 di ottobre su Montreal e su Toronto. Venezia, Montreal e Toronto sono appena partiti il 6 maggio. I nostri voli con 3 voli su Montreal e 2 su Toronto, e il volo di Lamezia Toronto non è ancora partito, inizierà dal 28 di giugno con un solo volo settimanale. Ovviamente è soprattutto per un traffico di tipo etnico. Per andare un pochino più nei dettagli dei nostri voli non stop, troverete questo orario dei voli estivi nei PDF all'interno di questo webinar che potete tranquillamente tenere. Serviamo 2 destinazioni in Canada da 3 aeroporti con voli non stop, quindi Toronto e Montreal. Tutti i nostri voli e le nostre tariffe sono in GDS e le nostre tariffe permettono open jaw gratuiti, quindi potete fare un Roma-Toronto o un Toronto-Venezia. Il bagaglio da stiva è di 23 kg incluso, il bagaglio a mano è di 10 kg e l'Air Transat è orgogliosa
di poter affermare che è uno dei vettori, innanzitutto è il vettore di riferimento per i voli in Canada, ma soprattutto che ha le tariffe lead, le più convenienti in assoluto sul mercato. Ve le farò vedere dopo in dettaglio, però attualmente abbiamo delle tariffe di 439 euro andate e ritorno da Roma e 381 euro andate e ritorno da Venezia. Tutte le nostre tariffe includono le tasse. Abbiamo altresì un desk dedicato per i gruppi che risponde in meno di 24 ore e che ha una email dedicata e un numero di telefono diretto. La preselezione dei posti a bordo sui nostri voli intercontinentali è optional ed è sempre a pagamento. La grande novità di quest'anno sono i nostri voli in connessione, che ci hanno permesso di ampliare il network e l'offerta in Canada. Quindi adesso siamo in grado anche di servire il Canada dell'Ovest, quindi Calgary in Alberta e Vancouver in British Columbia, grazie ai nostri voli in connessione. Altresì serviamo Quebec City, che è la seconda città nella provincia del Quebec dopo Montreal. E i nostri voli in connessione, come potete vedere dall'orario, sono operati via Toronto oppure via Montreal. Vale la stessa regola che per i voli non stop. E il bagaglio estivo è sempre di 23 kg, il bagaglio a mano è di 10 kg per quello di economica. Ovviamente in club class e aumenta moltissimo la franchigia, lo vedremo successivamente. E anche qui la seat selection, quindi la preselezione dei posti a bordo, è a pagamento con un piccolo costo aggiuntivo. E tutti i nostri voli, quindi anche questi in connessione, sono, e le nostre tariffe soprattutto, sono tutte pubblicate nei quattro GDS principali, Galileo, Amadeus, Silver e Wolfsfan. E è importante sapere, per quanto riguarda i voli in connessione, che il true check-in dei bagagli nel primo aeroporto di arrivo in Canada bisogna rifare i controlli doganali. Pertanto bisognerà ritirare il bagaglio all'arrivo del primo volo intercontinentale, rifare il check-in e i controlli doganali e di nuovo reimbarcarsi. Questo è dovuto al fatto che comunque i controlli sono molto stretti in Canada, il primo aeroporto dove si scende è obbligatorio fare questi controlli. Un piccolo inciso, se si viaggia in Canada e sono cambiati i requisiti, è assolutamente obbligatorio l'autorizzazione al viaggio elettronica. Quindi tutti i passeggeri che viaggiano in Canada devono essere muniti dell'ETA, che si fa facilmente online e costa 7 dollari. Quindi è molto semplice. L'AirTransat serve ben più di 30 destinazioni ai Caraibi, dal Canada. Questo poche persone lo sanno. Qui abbiamo condensato l'offerta di AirTransat per i voli verso i Caraibi da Montreal e da Toronto, ma in realtà AirTransat vola da tutti gli aeroporti canadesi che serve verso i Caraibi, perché serve tutta la clientela canadese. In questo caso è interessante perché si possono pensare degli stop su Toronto, su Montreal e poter godere anche del sole caraibico grazie ai voli di AirTransat, che sono anch'essi tutti pubblicati in GPS. Se volete il solo volo, o è possibile prendere dei piccoli pacchetti verso i Caraibi. Voliamo appunto per più di 60 destinazioni tra l'Europa, il Canada e i Caraibi. Per quanto riguarda il servizio di AirTransat, è, come dicevo, è soltanto di due classi, molto semplice quindi, Club Class e Economy Class. La classe Club ha, sui nostri voli intercontinentali non stop, 12 posti disponibili, sia sugli Airbus A310 che sui 330. E il bagaglio registrato non è di 23 kg, ma ben di due pezzi da 32 kg. E il bagaglio a mano di 15 kg. Imbarco e ritiro bagagli prioritario, spaziose poltrone di pelle di cuoio, in realtà più che pelle italiana, e intrattenimento personalizzato con schermi personalizzati su ciascuna poltrona, cocktail di benvenuto, scelte di menu, comfort kit,
quindi le pantofoline, il cuscino completamente gratuito e la selezione dei posti a bordo sulle tariffe di Classe Club è inclusa nel costo della tariffa. Un'altra, un'importante novità. Appunto, con Air Transat si viaggia con stile, è che dal 1º di maggio è stato introdotto l'alta gastronomia canadese che ci piace dire decolla con Air Transat. Un famosissimo chef del Quebec, Daniel Vezina, offre il proprio servizio di pasti gourmet a bordo dei nostri voli, che sono completamente gratuiti per i passeggeri di Classic Club, sono invece a pagamento a un costo minimo di 25 dollari, previa preordinazione per i passeggeri di classe Economy Class. Ovviamente i pasti sono contingentati, quindi per quanto riguarda l'Economy Class è possibile prenotare fino a un massimo di 10 pasti per volo perché sono sempre freschissimi. Questo è molto importante perché l'Air Transat migliora l'offerta e dà un servizio migliore pur a prezzo contenuto, coniugando il comfort, la comodità di volare non stop con il piacere anche di volare e di viaggiare, di trovare un servizio appropriato a prezzi contenuti. Questo è molto importante perché non sono finite comunque gli upgrading dei servizi di Air Transat. In Economy Class, come dicevamo, nel prezzo della tariffa è sempre incluso il bagaglio registrato di 23 kg un pezzo e il bagaglio a mano di Le due classi, innanzitutto chiedo di nuovo scusa, le due classi su Air Transat sono Club Class e con preselezioni di posti gratuiti nella tariffa, check-in dedicato, ben due pezzi di bagaglio da 32 kg, 15 kg di bagaglio a mano, imbarco e ritiro del bagaglio prioritario e spaziose poltrone in pelle. Le scelte di menu sono ben quattro con scelte di vini selezionati. Dal 1º maggio l'alta gastronomia canadese decolla insieme ad Air Transat e migliora il nostro servizio e la nostra offerta grazie a uno chef molto famoso nella provincia del Quebec che si chiama Daniel Vezina che ha sposato i valori e la qualità dei propri prodotti insieme ai valori e la qualità del prodotto Air Transat e dà un'ulteriore scelta di menu e di piatti tipici della cucina del Quebec. Questi piatti sono offerti in modo del tutto gratuito ai passeggeri di Classic Club. E mentre sono a pagamento, optional ovviamente, per i passeggeri di classe economica, costano 25 dollari, si possono preordinare, quindi è molto interessante. Ovviamente anche il comfort kit è gratuito sui voli di Club Class. Per quanto riguarda l'economy class, è sempre incluso nelle nostre tariffe un bagaglio registrato da 23 kg, uno bagaglio a mano da 10 kg, tre scelte di menu caldi per i voli dall'Europa verso il Canada e di sandwich dal Canada verso l'Europa. Anche qui per dare una scelta ulteriore ai clienti di classe economy è possibile preordinare i famosi le scelte dello chef Daniel Vezina pagandolo a 25 dollari e poter gustare degli ottimi pasti della cucina del Quebec che sono molto che sono, devo dire, squisiti, hanno una carne di manzo molto buona. L'intrattenimento a bordo dei voli di Air Transat è incluso ed è possibile fruirne sugli Airbus A330 con gli schermi individuali collocati su ogni sedile, sugli Airbus A310 invece tramite la nostra app Cine Plus che può essere scaricata prima di imbarcarsi sul volo ed è del tutto gratuita che permette di fruire l'intrattenimento a bordo in modo autonomo e esattamente come se ci fosse lo schermo sul sedile. Servizi alle famiglie, viene data una sacchetta sorprese per i bambini a bordo, addirittura l'attenzione al prodotto e alle famiglie di Air Transat è tale e tanta che i giochi all'interno delle sacchette variano a seconda della destinazione, quindi se si viaggia verso il Canada ci sono delle penne colorate, se si viaggia verso i Caraibi ci sono dei palloni gonfiabili da utilizzare al mare o in piscina.
L'assegnazione dei posti a bordo è a pagamento, è optional, quindi non è obbligatoria. Se si vuole fare, si può fare fino a 48 ore prima della partenza del volo. Ci sono solo tre livelli tariffari per i posti: posto standard, posto 2 a 2, posto quello un pochino più spazioso. E, altrimenti è possibile fare il check-in online 24 ore prima della partenza del volo. Gli auricolari in legno naturale costano a bordo 8 dollari e il comfort kit non viene distribuito gratuitamente, ma è sui voli notturni, ma è a pagamento al costo di 9 dollari. Ovviamente tutto optional. Un servizio molto interessante che è una sorta di premium economy è il nostro servizio di Option Plus. Ci sono molti vantaggi con un piccolo supplemento. In realtà, viaggiando sul sedile di classe economica si ottengono numerosi vantaggi come quelli di classe club. Anche l'Option Plus, come la Seat Selection, non può essere prenotata in GDS, deve essere prenotata tramite il nostro ufficio di Roma ed ha un piccolo costo a seconda del sedile che si sceglie per il posto. I posti standard costano 60 euro a tratta e 120 andata e ritorno, ma il trattamento, i servizi prioritari valgono assolutamente il costo perché all'interno è inclusa la preselezione dei posti a bordo, il check-in dedicato, quindi ci si può recare ai banchi di Club Class e Option Plus saltando la fila della Class Economy. A bordo ci sono, viene messo il poggiatesta sulle poltrone Option Plus, viene dato il comfort kit, quello che costerebbe 9 dollari altrimenti, gratuito sui voli notturni, insieme agli auricolari, viene dato il prosecco e gli snack, quindi una sorta di servizio bar a bordo, la franchigia bagaglio, quindi anziché un pezzo di bagaglio, sono 2 pezzi di bagaglio da 23 kg, che è tantissimo, la priorità di imbarco al gate, passeggeri di Club Class e Option Plus entrano prima sull'aereo e addirittura negli aeroporti canadesi la fila prioritaria per la sicurezza, quindi a Toronto e a Montreal, soltanto con 60 euro a tratta, quindi è molto molto interessante. Ovviamente l'Option Plus può essere acquistata anche per i voli Canada-Caraibi. Qui c'è un brevissimo elenco di ciò che viene incluso acquistando questo servizio prioritario, quindi il comfort kit è sempre incluso, il set di auricolari è sempre incluso, quindi solo questi sono praticamente già 17 dollari, e le bevande alcoliche gratuite, una bottiglia di prosecco viene offerta a bordo, e gli snack durante il volo dall'Europa al Canada. Il tapas box non è una cosa che riguarda i voli Europa-Canada, ma solo quelli dal Canada verso i Caraibi. E anche quello, qualora si comprasse l'Option Plus su questi voli, è incluso anche il box degli snack. Molto interessante. Ma la cosa più interessante che ci distingue da altri vettori che volano in Canada è la nostra leadership a livello di convenienza tariffaria, un rapporto alla nostra qualità di prodotto. I nostri voli Roma-Toronto non stop operano, abbiamo 6 voli a settimana da aprile fino ad ottobre e abbiamo al momento una tariffa di 439 andate e ritorno, tasse incluse. Questo a maggio, giugno e settembre. E luglio-agosto 544 euro, quindi non tantissimo in più. Roma-Montreal 439 euro, 569 a luglio, 514 euro ad agosto. E a maggio, giugno e settembre abbiamo delle tariffe Roma-Toronto 439 euro andata e ritorno, tasse incluse. E luglio-agosto 544 euro. Queste sono tutte tariffe pubblicate, ovviamente. E Roma potete trovarle in tutti i GDS. Roma-Montreal 439 e a luglio-agosto 569 euro e 514 euro ad agosto. Da Venezia 381 euro e maggio e giugno, idem su Montreal e differiscono di poco sul Venezia-Toronto 496 euro e 458 euro a luglio o 641 euro ad agosto, addirittura
Venezia Montreal 427 euro ad agosto, quindi sono sicuramente tariffe estremamente interessanti. E la seat selection dei voli non stop costa, come dicevo, 30 euro per i posti standard, 2,2, 45, 70 per più posti per le gambe. I pasti a bordo che sono inclusi, quelli di cui vi parlavo, qui non c'è il pasto dello chef Vezina, ma sono i due pasti, il menù caldo è quello superiore per i voli dall'Europa verso il Canada e i sandwich è la foto successiva per i voli dal Canada verso l'Europa. I pasti, come dicevo, sono inclusi nella tariffa, non devono essere pagati a bordo. Il servizio bar, invece, quindi se si vuole acquistare un pacchetto di patatine in più, quello è un servizio bar a parte, costano 2 dollari a bordo, si accettano solo le carte di credito. E quella è solo la cosa a pagamento, a volte ci si confonde con i servizi di Air Transat. Come dicevo, l'intrattenimento a bordo con i migliori film e serie TV del momento, oltre che musica, su tutti i voli dall'Italia verso il Canada c'è sempre un film in lingua italiana, è possibile fruirlo in modo differente. Se voliamo con Airbus A330, gli aeromobili hanno un sistema di intrattenimento individuale con schermi da 12 pollici su ogni poltrona. Sugli Airbus 310, viceversa, le poltrone sono tutte quante rifatte con pelle di cuoio italiano, e tuttavia l'intrattenimento a bordo è possibile tramite la app Cine Plus A per i voli intercontinentali e Cine Plus B per i voli sui Boeing 737, quindi quelli interni. Basta semplicemente scaricare questa app prima di imbarcarsi sul volo, non a bordo perché non sarà più possibile farlo a bordo, ma prima è totalmente gratuita su tutti gli smartphone, quindi Android, iPhone, eccetera, e si può fruire in modo del tutto indipendente all'intrattenimento di bordo, pur non avendo lo schermo davanti alla poltrona. Quindi questo è estremamente importante. Il programma per le famiglie è molto importante sapere che l'Air Transat ha a cuore i viaggiatori, al centro le famiglie e negli aeroporti, il check-in, negli aeroporti canadesi di Toronto, Montreal e Vancouver ci sono dei banchi dedicati proprio per il check-in delle famiglie che hanno bambini al di sotto dei 12 anni, perché di solito portano bagagli supplementari e quindi si dà una corsia preferenziale più veloce per i genitori che hanno i bambini. Sempre negli aeroporti canadesi è possibile avere un limo service, cioè una piccola macchinetta tipo le golf cart, per arrivare ai nastri bagagli più comodamente con i bambini dopo aver superato i controlli doganali. E come dicevo prima, a bordo di qualsiasi volo di Air Transat vengono consegnate delle piccole sorprese, sacchette di sorpresa a bordo che cambiano a seconda della rotta di Air Transat. E abbiamo un servizio di minori non accompagnati, con i nostri voli viaggiano tantissimi studenti che soprattutto si recano a Toronto per motivi di studio. Non so quanti di voi te sanno, ma Toronto e comunque l'Ontario è una delle mete più dove lo studio della lingua è assolutamente eccellente, direi. Hanno un livello scolastico e universitario all'avanguarda tra i top rank di tutto il Nord America. E quindi molti studenti italiani si recano alle università e alle scuole dell'Ontario, quindi soprattutto a Toronto, e l'Air Transat offre un servizio di minori non accompagnati, che è obbligatorio fino a 14 anni per coloro che viaggiano da soli, ma è optional fino ai 17 anni compiuti. È un piccolo servizio aggiuntivo a pagamento che però lascia i genitori tranquilli perché c'è la scelta del posto anticipata, un accompagnatore per il disbrigo di tutte le procedure aeroportuali, l'imbarco prioritario e il ritiro di bagagli prioritari per questi ragazzi, il comfort kit e ovviamente per i bambini che sono al di sotto dei 12 anni anche la consegna della sacchetta delle sorprese a bordo. Quindi c'è un'attenzione estremamente particolare per i ragazzi che viaggiano da solo. Estremamente importanti,
estremamente importante è il nostro desk dedicato ai gruppi. Noi abbiamo un desk totalmente dedicato che dà quotazioni in meno di 48 ore, direi anche 24 ore, mi azzarderei a dire. Tutte le nostre tariffe sono nette e con open jaw possibili, quindi multidestinazioni, anche open jaw doppi, e la possibilità per gruppi di minimo 25 persone di preacquistare il comfort kit, che altrimenti dovrebbero acquistare a bordo le persone se lo vogliono, a meno che non fanno la seat selection. Quindi noi diamo la possibilità di preacquistare e di dare un valore aggiunto al gruppo in partenza e c'è una riduzione del 25% sul costo dell'eccedenza bagaglio. Termino con i premi conquistati, direi, con a ragione dalla Air Transat. L'Air Transat è stata nominata per il quinto anno consecutivo da Skytrax e miglior compagnia aerea nordamericana per i viaggi e vacanze, che è il segmento che è il nostro poi core business, anche se poi i nostri voli vengono utilizzati anche dalle società che vanno per affari in Canada. E abbiamo un premio, siamo una delle top 20 compagnie per Atmosphere Index, che sarebbe l'attenzione all'ambiente e il risparmio energetico. E Air Transat è una delle prime compagnie aeree nordamericane a conquistare questo tipo di premi. Un altro premio del quale mi piace molto parlare è il Canada's Best Corporate Citizens. Questo è un premio canadese che viene dato alle aziende che fanno del sociale un valore, non solo per un valore espresso all'esterno per la comunità, ma all'interno dell'azienda. Quindi l'Air Transat opera ovviamente come azienda molto grande nel sociale. A bordo, chi ha viaggiato con Air Transat lo sa, l'azienda raccoglie dei fondi per esaudire dei sogni dei bambini purtroppo malati terminali ed è in altre attività di questo tipo, ma soprattutto fa di questo valore, che è un valore dell'azienda stessa, è engaged, quindi implica gli impiegati in questo valore di società. Quindi è una delle società che più sa trasmettere il valore del sociale anche all'interno dello proprio staff di impiegati, di staff proprio all'interno della società. Questo è molto importante perché, oltre ad ottenere premi nell'ambito turistico, quindi come miglior compagnia nordamericana e estremamente attenta all'ambiente, è sicuramente un'azienda la cui reputazione è data anche dal valore sociale in cui crede. Questo è molto, molto importante per noi. E i nostri contatti in Italia, l'Air Transat è rappresentata dalla Repulse, abbiamo un ufficio a Roma che risponde a un numero di telefono dedicato, c'è un cellulare al quale potete rivolgervi in questi giorni, soprattutto oggi, visto che il nubifragio a Roma di sabato, che ha grandinato, ha messo KO le linee telefoniche della nostra zona, e abbiamo un ufficio gruppi dedicato con un'email dedicata delle persone che si dedicano a supportare e a dare aiuto di qualsiasi tipo alle agenzie di viaggio e tour operator che ci contattano. Io vi ringrazio moltissimo, mi voglio veramente scusare per questi in and out delle linee che non sono i nostri in and out. Comunque io rimango totalmente a vostra disposizione. Avete l'email sales@repulse.it, potete scrivermi tranquillamente lì e poi sull'orario dei voli ci sono tutti i nostri numeri di telefono e il numero di cellulare di cui vi dicevo prima, 393-933-7843, ormai è diventato parte integrante della nostra firma. Perché i clienti ci possono raggiungere anche via WhatsApp, oltre che Skype, eccetera. Ormai è diventato
una condizione alla quale non ci possiamo esimere, quindi per dare più supporto agli agenti di viaggio abbiamo anche un telefono aziendale cellulare. Io vi ringrazio moltissimo, se ci sono domande rispondo molto molto volentieri. Allora, sì, ci sono due domande. Allora, la prima domanda è Pietro, che chiede qual è il limite di età per i minori non accompagnati? Allora, per l'Italia è obbligatorio l'affidavit del minore non accompagnati fino ai 14 anni compiuti in Italia. Per Air Transat in realtà fino ai 12. Però in Italia è obbligatorio averlo fino a 14 anni. Bisogna avere per forza il servizio insomma, è obbligatorio fino a 14 anni. Poi è optional. Mentre la seconda è di Claudio che chiede se la Transat vola in codeshare o fa parte di uno SkyTeam. Non fa parte di nessuna alleanza al momento e tutti i voli, anche quelli in connessione, sono tutti voli Air Transat. È nei piani in realtà e quindi non ha codeshare e non fa parte di alcun tipo di alleanza, né SkyTeam, né Star Alliance, né che sono le due principali, né no, è una compagnia totalmente indipendente. Ok, e allora le domande. Ah no, ecco un secondo. Allora Stefania che chiede quanto tempo prima della partenza è possibile mantenere un gruppo, e mantenere l'opzione? Quanto tempo mantenere? Allora, le regole del gruppo sono molto precise. Noi abbiamo una volta confermato mantenere l'opzione, dipende dall'opzione della tariffa, immagino che sia questa la domanda. Allora, quando noi votiamo un gruppo, diamo una tariffa netta e diamo un'opzione, la tariffa rimane valida fino a un certo numero di tempo. Normalmente è 15 giorni, 20 giorni, poi se ci chiedono l'estensione la estendiamo, ma non blocchiamo nessun tipo di posto per i gruppi. Al contrario, quando il gruppo è confermato e viene bloccato, viene richiesto un deposito. Questo deposito viene total di 100 euro a persona, viene totalmente restituito qualora si dovesse, nella peggiore delle ipotesi, cancellare totalmente il gruppo a 90 giorni della data di partenza. Quindi in realtà il gruppo si può lavorare, noi chiediamo i depositi perché preferiamo che ci sia una responsabilità e una serietà dall'altra parte quando ci chiedono i gruppi. Però viene restituito il deposito fino a 90 giorni della data partenza, se il gruppo è confermato in GDS. Ok? Ok, Spero di aver risposto. sì, grazie. E mentre Maria Letizia chiede se Air Transat possiede un programma di fidelizzazione, perdonami. No, non lo possiede, o almeno insomma non ancora, non ha nessun programma di fidelizzazione. No, non ce l'ha, purtroppo no. No. Va bene. E allora le domande di Tiziana sono terminate, e quindi ti ringrazio per essere stata con noi anche oggi. E mi scuso ancora con gli utenti appunto per i problemi di linea e vi auguro una buona giornata. Grazie mille Sabrina, grazie mille a tutti. Arrivederci.